Eccoci con Mister Mantegazza della Dominante Ardea. Mister, innanzitutto un commento su questa prima vittoria del vostro campionato. Noi chiaramente, buonasera a tutti, siamo partiti un po' in difficoltà perché ci hanno avvisato che avevano iscritto la squadra al campionato una settimana prima, perciò senza preparazione e si è visto pure perché vanno proprio in affanno. Poi allenandoci comunque una volta sola a settimana, dai 9 ai 10 e mezza trovo difficoltà perché il tempo è poco, però serviva. L'altra settimana abbiamo perso il derby 2-1, e stavamo vincendo e poi c'è stato il crollo poi fisico, perché è quello, poi conta molto poi la preparazione che a noi ci è mancata purtroppo, però sì, facciamo la vacanza di Natale lasciando l'ultimo posto in classifica, siamo contenti così. Un'ultima però domanda, è difficile. Un'ultima domanda la voglio fare invece oggi sulla partita proprio di oggi. Cosa alla fine pensi che finalmente ha funzionato? Cosa finalmente vedi di quello che tu hai spiegato ai ragazzi? Le palle inattive. Ecco. Le palle inattive sono state importanti perché in quell'allenamento che io faccio una volta a settimana dedico mezz'ora su tutte le palle inattive, sulle punizioni, calci d'angolo, rimesse laterali, e oggi ho visto, rispetto alla settimana passata, ho visto dei miglioramenti, che qualcosa si incomincia a vedere, però ci vuole tanto certo. tempo. Comunque soddisfazione che i ragazzi hanno recepito finalmente almeno questa cosa qui. Sì. Mister, allora ok, ancora bravissimi per oggi perché per me avete dominato, da adesso come ho chiesto anche al ragazzo, per voi inizia un nuovo campionato, diciamo, perlomeno in salita. Cioè, speriamo di sì, però ecco, la prossima quando rinizieremo il 21 di gennaio giochiamo col Frassati che è primo in classifica, perciò è una grossa battaglia. Speriamo che adesso c'è questo mercato e riusciamo a prendere magari un altro paio di giocatori che magari ci possono dare un po' più di qualità. Io ve lo auguro, mister, ancora bravo, in bocca al lupo per continuo. Grazie, crepi il lupo, grazie a voi.